nel senso è anche uno che ha vinto tutto, cioè al di là del personaggio. Poi ha vinto Coppa dei Campioni, Coppa attenzione. Intercontinentale, attenzione. Scudetto, attenzione. Attenzione, Coppa delle Coppe. Quando si parla di Nereo Rocco ci si mette sempre su un terreno che non sai dove ti porta. Allora, Nereo Rocco è uno che ama fare il proletario e non lo è. È un borghese benestante, ricco. È stato buon giocatore di calcio, sbriciolatore di tibie, di caviglie, ma su questo, cioè, oh, mi quello, no, eccetera. E poi è diventato il calcio italiano, perché la verità è che senza Rocco il calcio italiano sarebbe stato un'appendice straniera di qualcuno per chissà quanti anni ancora. Perché lui è avanti con gli anni. Perfettamente ragione. Lui è avanti col tempo. Lui toglie il calcio italiano dalla povertà. Sai anche Giorgio, dal provincialismo. Se posso, dal cortile. Perché? Dal cortile di casa. Perché il primo che dà dimensione internazionale al calcio italiano è Rocco. Se noi ci ricordiamo, dopo la tragedia del Grana Torino Superga, se noi ci ricordiamo gli anni 50 e i primi 60, cioè noi non la beccavamo mai, cioè noi giocavamo a calcio qui, ma ogni volta che mettevi la testa fuori era non come adesso in UEFA, che almeno te la giochi, erano mazzazza, addirittura non qualificati ai mondiali del 58. Vero. Massima vergogna. La figura in Svizzera dei mondiali del 54. Bravissimo. Arriva il Paron allena con Viani direttore tecnico, lui fa allenatore l'Olimpica a Roma nel 60. E inventano. Cominciano a sperimentare, cominciano a inventare, eccetera, e lui lì, dopo 5-6 anni di Padova, fa il salto di qualità, perché il Milan decide di chiamarlo. Questo arriva a Milano e senza cambiare di niente le sue convinzioni tattiche, per cui il suo libero alle spalle dei difensori e i qualunquisti urlassero, eccetera, eccetera, lui se ne fotteva. Cosa fa? Dopo una via difficile vince il campionato il primo anno e vince la Coppa dei Campioni il secondo, ed era la prima nella storia del calcio italiano. Quindi è stato il primo. Venendo da anni di gramizie. Ecco, e di gramigna. Hai toccato, non so. Hai toccato un piacere, il discorso dell'Olimpica. L'Olimpica giocava un calcio assolutamente non difensivo, ma perché? Perché le due mezzali, scusami, erano il compianto fresco Bulgarelli e Rivera. Esatto. È difficile giocare un calcio difensivo. Poi dietro ci fosse il Salvadore, come no. Pertanto non è che si parlasse di fare i risultati mettendo dietro 10 persone. No. Già allora, cioè molto. Lui ha già delineato il decano. Ha già delineato tatticamente e tecnicamente la grandezza di Rocco, che era questa. Dunque lui ha debuttato allenatore a Trieste, a stagione 47-48, era l'esordio. Triestina seconda in campionato, ex aequo con Juventus e Milan, 49 punti, il Grana Torino 65, ma secondo posto mai più neanche immaginato. Va a Treviso, torna a Trieste, 54 parte l'epopea del Padova. 6 anni di Padova come i 6 anni di Bagnoli al Verona. Il Verona ha avuto la fortuna di vincere lo scudetto, il Padova ci è arrivato vicino 2 volte. Viene al Milan e fa campionato e coppa in 2 anni. Va al Torino e comunque in 4 anni arriva a un terzo posto, che dopo Superga era fantascienza, no? Perché Torino era stato gli anni lì giocavo a Torino io. E quindi vedi che io il 54-56 ho fatto a Torino, ecco, Rocco è venuto dopo. Dopo lui è venuto dal 63 al 67, torna a Milano e di nuovo al primo colpo, come la prima avventura, campionato e Coppa Campioni e Intercontinentale l'anno dopo.